Salve a tutti! Nel video di oggi voglio parlare di questo regolatore di tensione, ovvero l'MP9486A. Il rumore che sentite è un inverter che mi sta rompendo le scatole, ma per quanto riguarda invece il regolatore, abbiamo che riesce a lavorare in un range di tensione da 4,5 volt fino a 100 volt. E che riesce a sopportare correnti di picco fino a 3,5 A. Si tratta di una tipologia buck e riesce a dare in continuo fino a 1 A con una frequenza di switching che può arrivare fino a 1 MHz. Ora, perché ho scelto questo regolatore? In pratica esiste un gap di tensioni dove mi è difficile lavorare, ovvero fin quando si resta sotto i 20 volt è possibile utilizzare degli LDO, mentre quando si sale sopra diciamo i 100 volt riesco in modo, diciamo, è incredibile, campane, UPS, come si fa? Allora, mentre quando si sale sopra i 100 volt riesco a utilizzare gli alimentatori, per esempio quelli del telefono, quelli del computer, perché ora ho preso qui ad esempio questo alimentatore. In pratica, se ci fate caso, nell'input c'è scritto che riesce a lavorare dai 100 fino ai 240 volt RMS, da 50 a 60 Hz, ma in realtà questi alimentatori funzionano bene anche in DC, anzi funzionano meglio in DC, quindi se ci provate, se voi fate partire questo o un alimentatore da PC con una tensione continua che sia di 100 volt almeno, lui parte ed eroga in modo stabile la corrente nominale che è riportata sulla targhetta. Quindi, come dicevo, esiste questo gap di tensioni. Perché utilizzare gli LDO sopra i 100, sopra i 20 volt in pratica risulta davvero molto problematico dal punto di vista termico. Quindi, in quel range lì, questo dispositivo, diciamo, risulta davvero molto vantaggioso, perché mi consente appunto di ottenere tensioni a piacere, che ovviamente mi servono caso per caso nei vari circuiti che intendo utilizzare. Nello specifico, il componente di cui sto parlando è questo qui, un SOIC 8 con pad termico sotto. Quindi, andando a spulciare il datasheet, ok, qui viene riportato la configurazione dei pin. Qui viene specificato che è un SOIC 8 EP, quindi indica il pad termico. Lo sottolineo perché diciamo, ho già fatto un errore su questo. Qui vengono riportati i valori assoluti, diciamo i valori massimi elettrici che si possono applicare al componente. E qui viene riportato invece lo schema logico di cosa troviamo all'interno. In pratica è davvero un circuito molto semplice, di logica ce n'è poca, è molto basilare. Vabbè, qui abbiamo il MOSFET che va direttamente sul nodo switching, la logica di controllo dove in pratica interviene il dimmer e l'enable, dove viene indicato successivamente che si possono cortocircuitare insieme, poi visto che qua c'è un generatore di corrente, in pratica lasciandolo floating viene internamente alimentato e quindi manda alta la logica. Quindi la logica ha come input questi due pin, ha come input la protezione di sovraccorrente che è impostata a 3,5 A, e poi vi è come input anche l'uscita di questo flip-flop classico RS che viene attivato dal feedback. Ora la logica è molto semplice, cioè non è molto elegante, ma è pratica e funziona bene. Quando il feedback scende troppo, scatta un comparatore che manda il set e quindi
logica, ricomincia a emettere la PWM e accende il MOSFET. Quando invece il feedback supera la soglia superiore, si spegne e quindi insomma, il MOSFET l'integrato passa attraverso lo stato di on e di off, on e off. Non vorrei sbagliarmi, ma questo tipo di logica si chiama bang bang. Però non vorrei commettere errori sui nomi, ma in sostanza funziona in questo modo. Successivamente nel datasheet troviamo anche il layout consigliato dalla casa produttrice, quindi è un layout che è stato sperimentato dove l'integrato funziona correttamente. Ovviamente io quando ho eseguito lo sbroglio non l'ho seguito manco per niente, come d'altronde si fa sempre, cioè il datasheet viene consigliato una cosa e tu puntualmente ne fai un'altra. Mentre alla fine si trovano anche, diciamo, dei circuiti classici consigliati, quindi per delle uscite standard, che possono essere la 5V e la 12V. Io poi ho riprodotto questo schema, perché in realtà a me serviva una 12V, ovviamente cambiando qualcosina, e adesso andiamo a vedere, dove si trova questo circuito. Ed ecco qui la scheda dove è situato il circuito di regolazione, quindi del buck. In pratica questa scheda è il progetto di un MPPT per un impianto solare, dove sono andato già a ricostruire il circuito, poi proverò tutte le altre parti. Attualmente è un progetto in stand-by, e questo qui è la zona di circuito, si vede da sotto perché c'è il suo piano di massa, e prende l'alimentazione, vabbè, dall'interno, quindi o dalla batteria o dal pannello solare, a seconda di chi ha la tensione più alta. Beh, poi questo è un altro discorso. Questo qui è il circuito. Ora devo andarlo a popolare di tutti i componenti, comunque c'è già un errore, appunto. Non avendolo fra le mani, cioè quando ho fatto il circuito non avevo il componente fisico in casa. Quindi, diciamo, ovviamente leggendo attentamente il datasheet, quello che è successo è che mi sono dimenticato, cioè non mi sono accorto di andare a mettere il pad termico, quindi di collegarlo, quindi di fare il pad termico e di collegarlo col ground. Quindi c'è questo errore termico che non ne influenza il funzionamento, però ovviamente in continuo questo circuito non funziona perché c'è un problema termico. Quindi adesso comunque per verificare la funzionalità lo vado a popolare e si fa un test, diciamo, di breve durata. Ho terminato l'assemblaggio, ecco qui come è avvenuto. Quindi si vede che è davvero un circuito molto piccolo. Sono un paio di componenti buttati su scheda. Quello più voluminoso è l'induttore. È abbastanza grosso, è da 680 microherri, quindi diciamo è abbastanza importante rispetto agli altri componenti. E niente. Questo è l'ingresso, questa è l'uscita. Adesso provo ad accenderlo. Ho dato alimentazione al circuito, ma niente. In uscita, calma piatta. L'uscita è segnata con il giallo e dovrebbe essere 12 volt, ma riporta circa un valore di 2 volt. Quindi in questo momento l'integrato non sta funzionando. Quindi mi tocca andare a fare una verifica pin to pin, per cercare di capire dov'è il problema. Il problema sembra essersi risolto abbastanza velocemente, perché se io vado a toccare l'integrato e lo premo sulla scheda, si vede che l'uscita si alza e c'è un po' di, diciamo, di burst. Quindi il problema è che non si è saldato bene l'integrato, quindi adesso
provvedo a saldarlo correttamente. Ho ripassato tutte le saldature e adesso l'integrato sembra funzionare, solo che vi è un andamento burst, diciamo, molto importante. Quindi è come se ci fosse un'instabilità sull'uscita. Il feedback non è abbastanza veloce per riuscire a compensare, per riuscire a tenere costante la tensione di uscita. Infatti si vedono queste rampe. Quindi adesso provo a collegare un carico e vedo cosa succede. Ma molto probabilmente il valore di capacità in uscita è sbagliato. Provando a collegare un carico di 100 ohm in uscita, come si sente, l'integrato va in instabilità e si vede anche l'oscilloscopio. In pratica, il controllo di tipo Big Bang sta impazzendo, quindi penso che molto probabilmente la capacità in uscita sia troppo piccola. Si vede chiaramente che si scarica troppo velocemente, quindi devo aggiungere della capacità. Ho aggiunto un condensatore elettrolitico da 220 microfarad e adesso la tensione di uscita quando è a carico aperto è abbastanza stabile. Se io vado a inserire nuovamente il carico da 100 ohm, va di nuovo in instabilità. Quindi si vede chiaramente. Ho posizionato la sonda blu sul nodo switching e questo è quello che si vede. Quindi in effetti sono proprio le commutazioni a burst che danno questo rumore. Questo perché credo, anzi, non credo, ma vedo chiaramente, qui si legge la frequenza, che è perché queste commutazioni avvengono ogni 500 Hz, quindi ovviamente ricadono nell'udibile. E l'induttore, funzionando a burst in questa condizione, appunto, emette rumore. Che è poco piacevole, adesso vedo di capire come risolvere il problema. Andando a vedere il datasheet, era consigliato inserire per questa applicazione un induttore che avesse un valore di 47 microherri. Io ovviamente ne ho inserito uno da 680 microherri, quindi diciamo che non sta lavorando bene perché lui, appunto, con questo polo così piccolo si ritrova a lavorare con frequenze nel campo dell'udibile. Quindi vado a ridurre l'induttore con uno più vicino a questo valore. Ho inserito il nuovo induttore e la situazione è peggiorata. Infatti non riesce più neanche a raggiungere la 12 volt in condizioni open load. Ho aggiunto un condensatore in ingresso, ma la situazione non migliora. E collegando un carico si sente chiaramente il fischio e la tensione scende a livelli davvero molto bassi. Quindi devo cercare di capire cosa sta succedendo. Sempre osservando il datasheet, mi sono accorto che in parallelo alla resistenza superiore del partitore che va poi nel feedback, qui consiglia di mettere un condensatore da 100 nanofarad. Ed è quello che ho fatto. Quindi sono andato a inserirlo, ho rimesso l'induttore di prima, e sono andato a inserirlo e la situazione all'oscilloscopio è certamente migliorata. Infatti, come si può vedere, abbiamo che in questo momento vi è un RMS di 12,5 totalmente stabile, anche aumentando la scala dei tempi.
E quando vado a inserire la frequenza, in questo momento di commutazione avviene ogni 500 Hz sempre, quindi come prima. Andando a inserire un carico da 100 ohm, si vede che la frequenza, ovviamente il convertitore parte e va a 130 kHz, e con un duty diciamo abbastanza ampio. Adesso ok, con un duty già del 40%. Quindi, essendo che siamo a 30 volte d'ingresso con questo duty, diciamo che essendo già a piena potenza è come se fosse già strozzato. Perché se io vado a mettere una resistenza da 25 ohm, ecco qui che succede un bordello. Il convertitore è andato in shutdown e poi è ripreso a partire. È andato in shutdown termico. Quindi vi si presenta una bella instabilità. Bisogna cercare adesso di capire a cosa è dovuto. Sono riuscito ad effettuare una cattura dell'instabilità e sembra che dopo il periodo di accensione del MOSFET, quando si spegne poi tende a riaccendersi un numero molto elevato di volte, quindi è come se andasse in oscillazione, cioè c'è un disturbo su scheda che lo fa riaccendere. Ora, il MOSFET è interno e devo cercare di capire a cosa è dovuto questo disturbo, che è un disturbo davvero molto elevato. Stiamo parlando di accensione e spegnimento nell'ordine di 4 MHz, quindi diciamo che è una bella gatta da pelare. Sospettando il fatto che il problema possa essere nel layout del circuito, ho diciamo rieffettuato dei collegamenti di massa in modo da diciamo, eliminare induttanze parassite che possono essere le vias del circuito. E andando a collegare una resistenza, adesso la situazione è totalmente cambiata. In pratica, qui l'oscilloscopio mi segna che sta funzionando con un RMS stabile a una frequenza di switching di 2,35 MHz, quindi qualcosa di davvero molto molto elevato. E vediamo un attimino di capire se questa condizione è normale. Sono finalmente riuscito a capire che cos'era che provocava quel disturbo? Lui, il diodo di ricircolo. È un ultrafast perché è l'UF4007, come si vede anche dalla serigrafia, ma evidentemente non va bene. Sull'application note è consigliato di utilizzare un diodo Schottky, adesso devo cercare fra i componenti, ma attualmente sto facendo la prova con lui, che è l'1N4148, quindi il diodo ideale per eccellenza. Quindi diciamo che attualmente funziona bene perché lui ha prestazioni dinamiche, cioè è un diodo di segnale, però ovviamente non può lavorare in potenza. Quindi adesso vi faccio vedere le forme d'onda che escono con questo diodo. Però adesso devo trovare un part number sostitutivo. Ho ricollegato l'alimentazione e ho messo in uscita una resistenza da 10 ohm, quindi quando la vado a collegare tiro 1 ampere e 2. E questo è quello che vedo all'oscilloscopio. Quindi adesso vi è una forma d'onda sul nodo switching molto più pulita, RMS stabile a 12,5. Con una ripetizione di questo piccolo burst ogni 200 Hz più o meno.
Quando invece vado a collegare il carico, ecco qui, faccio un single, ok, stacco perché il diodo non può reggere tutta quella corrente. La frequenza è stabile a 213 kHz, non ci sono fenomeni risonanti, duty al 41%, RMS fissa a 12,5. Forma d'onda perfettamente pulita, ideale. Quindi il problema era il diodo. Adesso vediamo cosa riesco a trovare. Dopo qualche ricerca sono riuscito a trovare questo diodo qui, che è l'SR5100. In pratica è un diodo Schottky a 100 V 5 A. È l'unico compatibile che ho qui in casa, quindi adesso lo mondo e vediamo che cosa esce fuori. Ho montato il nuovo diodo, quindi adesso do alimentazione. Quindi attualmente è partito 12,5 V. Come prima abbiamo una frequenza intorno ai 200 Hz di burst, quindi adesso vado a collegare la resistenza da 10 ohm. kHz, quindi quasi uguale a prima. Il nuovo diodo sembra quindi funzionare correttamente, quindi questo diodo Schottky, in effetti, è compatibile con questo circuito. Comunque si tratta di una frequenza alta. Sembra strano che l'altro diodo non funzioni, perché comunque è un ultrafast, però ovviamente gli Schottky vincono a mani basse. Quindi in questo momento sta funzionando. In ingresso abbiamo 32 V, 0,5 A, quindi ci sono 16 watt che verosimilmente stanno finendo tutti sul carico perché è abbastanza caldo. E ovviamente poi sul circuito. Io stacco perché voglio andare a vedere la temperatura con un metodo molto empirico, ovvero col mignolo. Sì, l'integrato è caldo, ma non è critico. Comunque siamo a 32 V d'ingresso, quindi diciamo. Bene, adesso per vedere se riesce a reggere anche senza pad termico, e ora che abbiamo raggiunto la stabilità, bisogna fare un test a 100 V d'ingresso. Quindi mi organizzo per mettere su questa prova. Ecco qui il setup, quindi utilizzo il variac per andare su in tensione. Ho messo lì un condensatore grosso di livellamento e poi, ok, l'uscita è sempre collegata all'oscilloscopio. Ovviamente il variac è isolato. Lo ripeto tutte le volte. Inoltre ho cambiato il condensatore, infatti in ingresso c'era un condensatore da 50 volt, quindi ne ho messo uno più cicciotto da 100 volt e ho tolto l'elettrolitico. E in uscita adesso andiamo a vedere la tensione DC col multimetro. Quindi inizio a salire. Siamo già a 16 volt. E infatti sull'oscilloscopio vediamo che si è già acceso l'integrato. In uscita ci sono 12,3 V e in questa prima prova il carico è staccato. Io mi porterò fino a una tensione di 90 V perché diciamo non voglio arrivarci al pelo.
Ok. 90 volt. E questo è quello che si vede all'oscilloscopio. Sembrerebbe che l'integrato si accende più volte nello stesso periodo. Ora, non so se ovviamente è una condizione di appunto di basso carico, perché facendo il single alcune volte c'è, altre volte non c'è. Ecco, adesso c'è. Ok, va bene. Provo a connettere un carico. Per farlo torno giù con la tensione e inizio con un carico da 100 ohm. Ho connesso il carico, vado su in tensione, le forme d'onda non sono belle però, come si può vedere, però fin quando non si rompe io sono abbastanza fiducioso. 91 volt, lì. Le forme d'onda ci sono e sembra che l'integrato sta erogando. Metto un carico più basso e rieffetto la prova. Carico da 25 ohm. Risalgo in tensione. Volt. Come sempre, forme d'onda non bellissime, ma anche in questo momento sembrerebbe che stia funzionando. Quindi provo con l'ultimo carico, ovvero quello da 10 ohm. Carico da 10 ohm inserito, quindi per un'uscita di circa 16 watt e vediamo cosa succede, quindi continuo a salire. No. Adesso si accende e si spegne. Scendo di colpo. Non sembra essere caldo, ma c'è qualcosa che non va. Dopo un po' di ritocchi su scheda, sono finalmente riuscito a far funzionare il carico da 10 ohm. Quindi diciamo che l'integrato sta funzionando, però c'è qualche problemino su scheda. Quindi adesso vediamo nello specifico di cosa si tratta. Il problema più grosso di questo circuito è il layout. Infatti, come si può vedere, diciamo che è stato sbagliato perché ho dovuto fare adesso questi collegamenti per collegare meglio la massa, però diciamo non ho seguito quello che era consigliato sul datasheet. In secondo luogo, invece, come si vede anche qui, torna il problema del pad termico. Quindi, quando salgo molto in tensione, quindi intorno al suo limite, e la potenza di uscita è il suo massimo, perché comunque lui è dato per 1 ampere di uscita, quello che succede è che ovviamente si scalda, quindi va in shutdown. Quindi fra il layout sbagliato e il fatto che lui si surriscalda, ovviamente questo mix fa sì che in questa configurazione non è molto stabile. Però diciamo che dalle prove che ho potuto fare in bassa tensione, l'integrato comunque si comporta correttamente, quindi non è un problema dell'integrato, ma è un problema proprio del circuito, di come è stato fatto. Quindi il resoconto è:
che il part number funziona e quindi sicuramente lo utilizzerò nei futuri progetti. Però ovviamente devo un attimino rivedere meglio il circuito che ho fatto. Per questo video quindi è tutto. Alla prossima!